del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, nella nostra comunità di Sant'Antonino, oggi è festa, qui attorno a noi, anzi, proprio al centro della nostra chiesa si trova Giorgio. Ecco, noi siamo qui, proprio vicino a lui, questa gioia, in questo momento proprio in cui riconosciamo e ringraziamo il Signore del dono che ci ha dato, no? Ecco, che sta bene, vogliamo che continui sempre questo miglioramento. E siamo qui proprio in questa giornata per dire grazie al Signore di tanti doni, ecco, ringraziamolo. Tante volte non ce ne accorgiamo di doni, uno può stare un po' bene, un po' male. Ecco, ringraziamo di ciò che il Signore vuole per volte darci. E allora iniziamo questa nostra celebrazione chiedendo perdono di tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Veniamo alla grazia di Dio. Al Salmo rispondiamo: la pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo. La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra d'angolo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei tu il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io lo do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Fratelli, questa è la domenica del buon pastore. Avete sentito proprio che Gesù continua a dire e affermare: io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Ecco, vedete, sentire oggi parlare pastore, pecore, gregge, ovile, quasi un controsenso per la nostra civiltà ormai occidentale, non è più abituato a vedere del pecore, del gregge, specialmente se li vediamo sulle strade, è un disastro con le nostre macchine, con le montagne. Ecco, ma pensate, per il tempo di Gesù, per quella
civiltà era fondamentale, pastorizia, vivevano di pastorizia, non vivevano dell'industria, ma vivevano della pastorizia, quindi ecco, era fondamentale questo tema. Tant'è vero che nella Bibbia Dio si presenta come il pastore di Israele, è lui il pastore, la guida. Ecco, quindi dobbiamo riconoscere questo, però ci sono delle immagini che sono molto care, perché conosce, no? Che salva, che viene incontro, ecco, che protegge. Ecco. Il Signore conosce le sue pecorelle e dice dà la vita per queste pecorelle, siamo noi, a differenza del mercenario. Il mercenario non è un assassino, ma è uno che è un pastore anche lui, ma si preoccupa non tanto di quelle pecore, perché non importa, non sono sue, lui ha un interesse soltanto che arrivi per la data per ricevere lo stipendio, punto e basta. Poi se le pecore vengono sacrificate così, sarà. Non vuole sacrificare la propria persona per le pecore. Quindi le lascia perdere. Gesù invece dice, io do la vita per queste pecore. E l'abbiamo vista, la croce. Cristo si è sacrificato per noi. Ma vedete anche che Gesù dice, io do la vita per dopo riprenderla di nuovo. Cosa significa? Perché Dio volontariamente si è sacrificato, voluto lui, ma lui oltre a essere uomo, ma anche era Dio, ecco perché la riprende di nuovo, la offre, ma la riprende. E noi abbiamo qui un pastore che è vero uomo come noi, ci conosce, infatti dice conosco le mie pecorelle, ma che ha questa possibilità, è un pastore che ci guida. Pensate, chi è il pastore? Lo vedete che va sempre avanti, non vedete mai un pastore fermo, sempre lì con le sue pecorelle in attesa che queste vadano al pascolo, poi li guida, li protegge, è il suo cane, ma del modo, ecco, dà lì sempre protezione. Non ha il pastore una casa di per sé, mentre quelle pecore, ma una tenda. Cosa significa? Proprio la tenda che lo prende, ma è sempre uno che dialoga con le sue pecore e nello stesso tempo protegge, ma va. Ecco, e Gesù è questa figura che va, ci conduce, conduce noi verso i pascoli. Quali sono questi pascoli? Pascoli eterni. Ecco, quindi Gesù, buon pastore che dà la vita per noi e ci conduce verso gli destini eterni. Oggi quindi dobbiamo dire e riconoscere Cristo che è Lui che ci guida, ci protegge in ogni momento. E anche le volte siamo contenti perché in questo nostro percorso a volte ci dà la soddisfazione. Perché, ecco, ci dà la prova e ci mette anche, ci dà anche momenti di gioia, di conforto. Ma oggi vorrei dire anche che è la giornata della vocazione. Buon pastore. Pastore sono i parroci, per dire coloro che guidano. Mercenari siamo i parroci, noi che a volte facciamo mestierante, che non guardiamo tanto, guardiamo con noi. Ecco. Un conto è essere il vero pastore e un conto è essere il mercenario. E questo ci fa riflettere, per noi in modo particolare. Ma per tutti noi dobbiamo riflettere e dire, oh Signore, fai in modo che il mio pastore sia un buon pastore. Che sia la guida, una guida serena, sicura, appropriata. E allora vedete che il vero pastore, che è il Papa lui, cosa dice il Papa? Pregate per me. Continua, perché questo continua a dire pregate? Perché
è lui il pastore, è lui che deve dirigere, e ha bisogno di che cosa? Non tanto di un conforto, bisogna che la sua vita sia una vita sicura, ecco, pregate per me, perché sia un vero pastore. Poi c'è da pregare per il vescovo, per tutti i vescovi, preghiamo per i sacerdoti, ecco, e preghiamo anche per le vocazioni. Oggi è anche il giorno della vocazione, perché vedete, anche qui a Sant'Antonino vorremmo un papa, come c'erano quei tempi, no? Vi ricordate? Pensavate voi 50 anni fa che a Sant'Antonino non ci sarebbe più stato un prete, no? Mai più. Io quando sono andato in pace, pensate 40 anni fa, ogni, diciamo così, ogni campanile che si vedeva c'era un prete. Oggi con tanti campanili senza un prete. Quindi preghiamo, perché la società è così, la nostra società è la società che senza prete. Questo è purtroppo la nostra cultura, la nostra società. Per il modo chiediamo durante la Santa Messa che ci sia proprio questa possibilità, che il Signore conceda anche un domani che a Sant'Antonino ci sia un parroco residente, ecco, che possa venire. Tante volte diciamo, lasciamo stare così, mettiamo per provvidenza, ecco, possa mettere la mano lì. Sia lodato. Credo in un solo Dio. Valorizzando la presenza dei misteri, chiamati dallo Spirito Santo, preghiamo. Per i sacerdoti, perché si impegnino a formare una Chiesa viva, capace di essere semi di pace nella società, preghiamo. Per i giovani, perché come portatori di speranza il futuro della Chiesa aderiscano alla chiamata e al progetto di Dio e si mettano al servizio dei poveri e degli emarginati, per contribuire a costruire comunità cristiane che abbiano a cuore le sorti del mondo, preghiamo. Per i popoli e le persone in cerca di pace, giustizia e verità, perché possano giungere alla scoperta di Cristo, risposta piena alla domanda degli uomini, preghiamo. Per i fratelli defunti, Elena Storla e Francesco Ghia, che ricordiamo in queste Eucaristie, perché il Signore li accolga nel suo regno luminoso di pace eterna, preghiamo. Assoluto, Signore Dio nostro.
nostro, ascolta con amore di Padre le nostre voci e fa che, seguendo l'insegnamento del tuo Figlio, Pastore supremo delle nostre anime, ci disponiamo a camminare aderendo sicuramente al cuore, per Cristo nostro Signore. Amen. Sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella finestra della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Thank you.
siamo qui in mente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo si mischia in questo corpo. Il cuore Padre lo confessa e diffuso per terra e ti convocate nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi i battesimi del suo vita immortale. Allegra la perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vittorio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Elena e Francesco che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, i nostri parenti amici di tutti i punti che si affidano alla tua presenza nel tempo della luce del tuo volto. Dio tutti abbi misericordia, donaci del Padre di Eterno, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con Santo Antonino e gli Apostoli e tutti i Santi, in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, tornate al suo divino insegnamento, siamo dire. Padre nostro, sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e su terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci lasciare in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, tutti i mali, ci sia fatta la giorno. E con l'aiuto della tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace di ogni parte, non guardate i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli di Amen. La pace del Signore sia sempre con te. E con il tuo spirito. Diamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
fine il canto finale sarà per ora che Pia a pagina 15. E qui se volete vedere anche a fine della messa, che la prima rivista di architettura pubblicato il restauro della nostra chiesa. La rivista di architettura di Alcantara. Vogliamo dire una preghiera per le nostre famiglie. Ave Maria. Lo comunichi quanto prima e venga a prendere il biglietto, perché sempre, tutte le volte io vado con qualche posto in meno, ho sempre paura di lasciare in casa qualcuno, ossia lasciare in casa qualcuno che arrivino lì e mi aveva detto vengo anch'io, poi non mi ha più detto, si trovano lì. Voi sapete, tu hai la macchina per quanti posti? Io? Sì. Cinque. Se fai degli amici e trovi la sesta persona, così un problema. È un problema. È un problema perché se per caso dice va bene, siamo in sesta, c'è un incidente, è un disastro. Quindi mi ha detto assolutamente quello del pullman di non portare una persona, perché è veramente adesso, piuttosto li do 50 euro, faccio un ricordo, ma non mi metto una persona in più perché potrebbe succedere. Poi
sapete, no? Va sui giornali, una ricerca, qualsiasi cosa. Quindi anche per me, io ho sempre una paura matta, quando sto per iniziare il percorso, ho sempre paura che ci sia qualcuno che non l'ho segnalato, me l'aveva detto però. E invece se uno viene, scusate, mi porta i soldi, gli do il biglietto, quando ho terminato i biglietti, se sono 30, sono 30 biglietti, basta, non sono più. Capite? Ecco, quindi non vengono altre persone in più, perché è concluso il pullman. Quindi pregherei chi desidera venire, 8 giorni prima, fate come volete, venire a prendere il biglietto, perché così almeno io quando concludo dico basta, sono esaurito e basta, ho concluso il pullman. Ecco. Perché altrimenti sono sempre lì nell'agitazione e devo sempre partire con persone, con posti insomma, vuoti, perché ho sempre paura di lasciare di che ci sia qualcuno. Oppure dire una persona, non lo sapevo, sta a casa. Pensate, quella persona è già tutta fatta sui conti, il suo borso e quell'altra, e deve stare a casa. Allora, cerchiamo di far così. Capite perché lo dico? Io avevo sempre paura di non dire, perché sembrava di chiedere i soldi. Ma è meglio che far subito così, che dopo vive la situazione. Oppure... Va bene, scusate se ho detto questo. Preghiamo. Custodiscici, Signore benigno, il nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio. Guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo il nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Veniamo a casa di Dio. Ma come è stato bravo, Lui è bravo.